Riscoprire le tradizioni e le origini del territorio attraverso un prodotto più che tipico, un prodotto che lega il suo nome proprio alla città. La città è quella di Aquino, mentre il prodotto nello specifico è la favetta del fagiolo cannellino. Se ne è parlato in un evento organizzato da Comune Proloco all'interno della Casa di San Tommaso. Stiamo riscoprendo questi prodotti grazie all'impegno di un nostro cittadino, Antonio Capraro, e alcuni nostri cittadini anziani che hanno recuperato questi semi che si producevano una volta nelle nostre terre. Oggi l'iniziativa è quella finanziata dall'Arsial tramite la Regione Lazio e con il Comune di Aquino e la collaborazione della Proloco di Aquino. La riscoperta dei prodotti tipici rappresenta anche un'opportunità nell'ambito di una nuova politica orientata verso la sostenibilità. In fondo la riscoperta di un prodotto locale come il cannellino significa un po' riscoprire un tratto della nostra comunità, del nostro territorio, una nostra specificità. E peraltro oggi esaltiamo anche la terra che proprio nell'attuale momento storico è presente un po' in tutte le agende politiche, la riscoperta della terra, l'esigenza anche per gli amministratori di garantire uno sviluppo sostenibile al nostro pianeta, in piccolo anche ai nostri territori. Il cannellino non è solo un veicolo di storia del territorio aquinate, ma è soprattutto un prodotto ricco di proprietà nutritive, proprietà che sono state testate direttamente attraverso degustazioni di piatti a base proprio di fagioli. Questo è un vero appuntamento della salute, forse uno dei primi in questo momento topico, che ricade a ridosso della giornata dell'alimentazione che ci sarà il 16 ottobre. È veramente encomiabile una iniziativa del genere, in quanto l'aspetto salutistico è fondamentale e c'è anche poi una passione veramente travolgente da parte di, oltre che di chi ha organizzato l'evento, di chi è addetto alla coltivazione di questi prodotti, che sono ricchissimi dal punto di vista dell'aspetto biologico e nutrizionale.